Masse Orso, missione matrimoni. Orso, dimmi tutto. Non bastano quelle monetine. Coraggio, andiamo a racimolare qualche monetina in più. Volete venire con noi? Andiamo a caccia di un sogno! Orso, da quella parte! Oh! Orso, guarda lì! Presto! Al cielo siete arrivati! No, smettetela! No, non voglio giocare a nascondino! Ciao! Pronto? Sì, dimmi pure. Dov'è il fotografo? Sta arrivando? Sì, ma certo. Certo, il fotografo arriverà a momento. I fiori invece li porti sì, tu, sì. Vero? Esatto. E anche i palloncini. Ma dov'è finito? Ci vorrà ancora molto. Non preoccuparti. Tutti i matrimoni che organizzo io riescono sempre alla perfezione. D'accordo, allora aspettiamo. Ma fai in fretta, per favore. Sei il fotografo? Sì, è lui il fotografo. È il migliore di tutto il paese. E io sono Masha. Molto bene. Allora seguitemi. A proposito, questa qui è la paga. Ora andiamo, per favore. Oggi abbiamo ben 3 matrimoni. Proprio così, 3. E il primo dei 3 sta giusto per cominciare. Coraggio, seguitemi. Presento il vostro fotografo. Buongiorno. Ti tengo io. Tranquilla, ti aiuto a non cadere.
Scatta ora una foto. Sorridi, tesoro. Masha, ti va di andare a giocare con gli altri bambini? Sono lì dentro. Altri bambini? Orso, ci vediamo dopo. Tieni la scala. La sto tenendo. Questa volta fa più attenzione. Non farli cadere. Ciao, bimbi. A che cosa giocate? Stiamo lavorando. Il mio compito è far cadere i petali davanti agli sposi. E tu cosa devi far cadere, i cuscini rossi? Devi sapere che questo cuscino serve a portare le fedi nuziali. Che gioco noioso. Dove sono tutti i regali? Oh, che cosa abbiamo laggiù? È delizioso. Ma aggiungerei un cubetto di ghiaccio. Ci penso io. I matrimoni sono troppo divertenti! Bene, stiamo per cominciare. Voi siete pronti? Dunque, non preoccuparti, troveremo qualcuno che ti sostituisca. Dov'è quella bimba? Come si chiamava? Masha? Ora mi gira tutto. Continua a scattare. Scusa, Masha, ti andrebbe di lanciare i petali? Ma certo! Sono davvero molto brava a lanciare cose. Codice rosa. Serve un vestito per Masha. Allora, ti piace il vestito? Sì. Bene, esercitati un po'. Uccellini! Uccellini, 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 uccellini! Uccellini! No. Mi servono altri petali. Ho avuto un'idea. Eccoli. Ehi. Tra quanto arriva? Sei stata bravissima, grazie. Mi hai risolto un problema.
Perché ti sei allontanato? Devi restare concentrato. Ti senti meglio? Sembrerebbe di sì. Andiamo, il secondo matrimonio ci aspetta. Che limousine! Presto, fate preparare Masha, codice giallo. Questa volta voi tre dovrete lavorare tutti insieme. E fate attenzione al velo. Buona. Ha ha ha!
fotografo più concentrato. Voi tre avete fatto un ottimo lavoro, piccole api operaie. Dunque, il terzo matrimonio è di gran lunga il più importante di tutti. La torta è qui! Organizzando questo matrimonio ormai da 5 anni. Tutto deve essere assolutamente perfetto. La sposa è una belva. Una belva selvaggia. No, è dolcissima. Vedete, sono io la sposa. Posso contare su di voi? Sì. Sì, ti sento. Dimmi tutto. Che cosa hai detto? Ah, gli invitati sono arrivati. Certo, arrivo subito. Pronto? Codice rosso. Ho bisogno subito di voi. Lo sposo non si trova. Presto! Orso non ha detto di non dar da mangiare i colombi, giusto? Colombi. Stavolta abbiamo proprio rovinato tutto. Cerchiamo di dare una sistemata. Mi sono impegnata tanto per fare in modo che fosse una giornata perfetta. Ho organizzato matrimoni meravigliosi per tutte le altre spose. Il mio è un completo fallimento. Questo era il mio sogno più grande. In effetti anche io e Orso abbiamo un sogno. Tu invece ce l'hai un sogno? Sì, sei tu, mio amore. Tu sei il mio sogno. Beh.
abbiamo sistemato tutto! Vogliamo celebrare questo matrimonio? Mi chiedo cosa ne sarebbe del tuo grande sogno. Se non fosse per me. Avrai la tua barca. Pronto? 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 Ho bisogno di uno chef. Che abbia esperienza. Serve uno chef? Ah, sì, sì, ma certo. È un grande chef. Certo, il migliore chef che esista. Sa ballare e cantare? Certo che sa ballare. Canta come un usignolo. E c'è anche un'altra cosa che sa fare. Cosa? Fantastici trucchi di magia. È perfetto per me. Forza, vai a prepararti. Vado in fretta. Sì. Partiamo subito! Aspetta, ci sogno! Veniamo a realizzarti! Giocando. Stavo giocando. Stavo giocando. Povera me. Tutto questo è colpa mia, ma con gli occhiali non c'entro. Fotografica. Oh, devo dire che sono davvero fotogenica. Bene, adesso vediamo dove appenderla. Forte. Oh. Ho dimenticato di fotografare Orso. Orso, per favore, di cheese. Oh. Oh. Oh.
sia meglio andare fuori a scattare qualche foto. Hai dimenticato di prendere la tua fotografia! Per favore, dite cheese! Ciao ragazzi, per favore, dite cheese! Giocando. Thank you.
L'amore è un misterioso uccello che nessuno può domesticar. Per te invano vorresti averlo, si è già deciso di rifiutar. Do-do-do-do. Ed ora tu, bambolina, ti innamorerai di me. No, io amo lui e lui ama me. Non è possibile. Tu sarai mia e di nessun altro. Forse la storia dovrebbe essere un po' più drammatica. Lui ed io ci apparteniamo per l'eternità. Per spezzare l'incantesimo dobbiamo scambiarci un bacio e lui sarà di nuovo mio. Ho un'idea, farò vedere il mio spettacolo a Orso. Lui sa bene che io sono l'artista più grande di tutto il mondo. Di vedere il mio nuovo spettacolo. Sì, lo capisco. Non potrà essere avvincente come una partita di calcio in TV. Per te invano vorresti averlo, si è già deciso di rifiutarlo. Non è possibile, sarai mia e di nessun altro! No, Orso, aspetta! Non hai visto la parte migliore e più avvincente dello spettacolo? Orso, ho un messaggio molto profondo, un sottotesto e un contesto! E cosa più importante, dimostra il potere trasformatore dell'arte! Molto bene! Si va subito in scena! È proprio come nella mia favola! Forse anche meglio! Allora adesso, per farlo tornare com'era, devi fare quella cosa che fai tu. Beh sì, le devi baciare una ad una. Tutte! Avanti, fallo! Bacio, 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 bacio! Ma che razza di bacio è quello? Mettici un po' di sentimento! Più sentimento! Mettici un po' di passione! Più cuore, più anima! Forza!
colpa mia! Io stavo solo raccontando la mia favola! Ecco, guardate voi stessi! È proprio vero che l'arte ha il magico potere di trasformarci. Orso, sono qui! Sarà forse malato? È freddo e molto umido. Allora non è un'influenza, ma non sembra felice. No, così non va. E dai, fammi un sorriso, orso! Tutto il miele. Non essere triste, te ne vado a prendere altro. Ma tu non muoverti. Agli orsi serve tantissimo miele per essere felici. Ah!
Avete, avete! Qui c'è il miele! Prendetelo voi, prego! Ma non vi arrabbiate più! Il miele crea troppi problemi. Che bello! Sono la prima bambina a camminare sulla luna. No, sono io. Casti quel che casti, sarò io la prima. Thank you.
l'orso è già partito, l'orso è già partito, e tutti lo sapranno, e tutti lo sapranno, e tutti ci vedranno, e tutti ci vedranno, le galassie esploreremo, le galassie esploreremo, il nostro razzo in un baleno, il nostro razzo in un baleno, il cielo è un mantello infinito di blu, bellissimo è stare quassù. Vedere un film senza la TV. Ehi! Vuoi venire a vedere un film? Orso, perché hai questo invito a forma di cuore? E dai, Orso, dimmelo! Ora ho capito. D'accordo.
D'accordo, d'accordo. So che puoi regalarlo. Tranquillo, vado a prenderlo io. Orso, hai lasciato un gran disordine qui dentro.
sei di nuovo triste. Avevo ragione, è triste. Certo che non funziona, è roba antica. Già, non è uno strumento divertente. E a lui serve qualcosa che lo tiri su. No, se continua così non andrà da nessuna parte. Ecco cosa ci vuole. Sistemerò tutto in men che non si dica. No! Bene, adesso all'opera. Cosa fare?
si può insegnare a un vecchio orso una nuova musica. Peccato. Dunque, dunque. Non vedo i cartoni. Dove si saranno nascosti? Diamo inizio alla nostra indagine. 1, 2, 3, io già lo so che i cartoni troverò. Sul microfono clicchiamo e Masha e Orso noi diciamo. Visto com'è semplice? E adesso provateci voi!